questa villa è nata nei dintorni di Milano, appunto perché è facile da arrivare grazie al Sempione, e perché questo prima era un terreno dei Crivelli, e Crivelli era un nobile, cioè, e quindi lasciando questa casa, diciamo, questa villa dei nobili, dei patrizi, i patrizi potevano riposarsi o anche, diciamo, avere possibilità di far sfoggiare la propria ricchezza insieme, cioè, agli altri nobili. E questi terreni, come ho detto, erano di Crivelli e sono stati poi lasciati anche a delle donne, e infatti viene chiamata Villa il Rosa perché appunto queste donne hanno avuto un grande successo per questa villa. La prima donna fu Renata Mezzi, e che lei era una donna che fino al 1786 tenne questa villa, ma dopo la cedette perché non ce la faceva più, e nella cedette a Teresa Pelzer. Teresa Pelzer la tenne per sempre 15 anni, e in questi 15 anni ristrutturò molte cose. E no, perché poi li pubblico. Non filmo allora. E la cede poi ad Anna Maria Serbelloni, la quale la tenne fino al 1813, anno in cui morì, e in questi anni non riuscì a scrivere un testamento a cui lasciare la villa, e quindi per forza di cose fu lasciata ai suoi figli. E i suoi figli però non riuscirono a diciamo mandare avanti la villa, e quindi nel 1820 la vendono. La vendono a Giovanni Battista, e dopo Giovanni Battista ci furono altri uomini ovviamente molto, molto importanti. L'ultimo uomo fu Giovanni Cornaggia Medici, che nel 1873 si acquistò lui questa bellissima villa, e infatti molte delle cose che ci sono dentro le ha ristrutturate lui. Nel 1966 poi fu acquistata questa villa dal comune di Rho, che adesso si utilizza per fare molte cose non giovanili, ma comunque che servono un po' a tutti, come c'è la biblioteca, come avete potuto vedere prima, oppure nella sala est ci sono delle macchinette per i ragazzi, appunto, che c'è anche una sala studio, e qua c'è il lusso poi. C'è anche la sala per le conferenze. E questa villa ha una struttura U come si usava ai tempi, e venne chiamata Villa Burba perché una delle donne che possedeva questa villa si diceva che era molto burbera, e quindi è una diceria, forse non si sa se è vero, e quindi si diceva forse per questo si fu chiamata così. Appunto alla struttura U, e per abbellire i fuori hanno messo questa bellissima fontana che quando c'è molto su bel tempo. E poi ci sono finestre che sono state intonacate per renderlo più bello alla vista. Dietro c'è il parco. Il parco è, che dopo visiteremo ovviamente, ha un diametro di 13.000 metri quadri, e è un parco pubblico che d'estate si può visitare tranquillamente, d'inverno se qualcuno si vuole bagnare può andare tranquillamente. E adesso, se vogliamo entrare, vi faccio vedere.